Ben ritrovati su Re Strategy, io sono Rev, siamo qua su Victoria 3 con il nostro nuovo, a quanto pare morto Carlos, c'è cioè il giovanissimo Felipe di Borbone. E sappiamo di lui solo che è un romantico, un femminista, di tratti politici, strano. Ha una scucchia enorme, guardate che notevole mandibola. E appunto, non ha ancora molte cose, è giusto un romantico, quindi piace agli aristocratici. 23enne. Va bene, riposi in pace suo padre. Stiamo facendo basi navali a manetta, ma proprio moltissime. Cosa potrà mai andare storto? Continuiamo ad espandere. Vediamo se c'è qualcuno che si allerebbe. Fammi prima vedere chi è rivale della Gran Bretagna. Allora, rivale della Gran Bretagna. Ci sono Austria, Francia, noi. E l'Olanda, ora dell'Olanda ce ne frega poco, sinceramente. L'Austria, quali sono le nostre relazioni con l'Austria? Non sono terribili. Possiamo fare un patto difensivo, ma non un'alleanza. Facciamo un patto difensivo per adesso. Sono curioso di vedere dove possiamo portare questa cosa. L'Austria ha accettato la nostra proposta di patto difensivo, bene così. Come sempre le navi civili. Come sempre facciamo troppe navi civili. Non ne posso neanche vendere così tante. Cosa vi devo dire? Posso fare un po' di pescherecci in più, ma non molti. Caspita, in Venezuela non c'è abbastanza gente. Dobbiamo aspettare che si trasferisca. Quindi pompare fuori quel petrolio prende del tempo. Espandiamo la nostra flotta intanto. Vedete che il prestigio è tornato su deciso. Siamo finalmente di nuovo secondi. Siamo tutti riattaccati, quello è il fatto. Siamo davvero tutti riattaccati. Un grande numero di Han, di cinesi Han, si sta trasferendo in Castiglia. Bene così. La Cina è vicina. Tra l'altro la Cina è rimasta regno Heavenly Kingdom così. Stabile. Sorprendente, sorprendente. Volete fare un accordo commerciale con noi? Facciamo un accordo commerciale, sì. Perché no? Fatemi anche espandere un pochino l'industria elettrica. Qua nella Castiglia, ma non solo. Ad esempio, ad Alenteio e a Toledo. No, Toledo la lasciamo così perché tanto adesso cambiamo Alenteio. Ad Alenteio in Portogallo dice che non è proficua, ma noi iniziamo a produrre radio e diventa immediatamente proficua. Adesso la gente arriva, eh. Che ci servono tantissime radio per il nostro esercito, ma tante, tante, tante. Vediamo un po' se c'è qualche journal entry interessante. Sì, riprodurre più radio, lo sto già facendo. Guerra con le corazzate, appena sarà la guerra. Qua mi sta chiedendo di diventare destroso, ma per questa campagna direi che va bene. Questa specie di monarchia non reazionaria, però resta la monarchia assolutamente Borbone di Spagna. Pure i mongoli, sempre dalla Cina, il popolo mongolo sta emigrando. Oh, dai che finalmente riusciamo a stare stabili sopra 500 milioni. Un po' una fatica, ma è successo. Tra l'altro la nostra flotta nuova di pacco ci sta permettendo quasi di superare la Francia come prestigio. Spero che non se la prendano a male. Hanno solo da costruire più navi, come si faceva in quest'epoca. Volete avercelo più lungo? Costruite più corazzate. Chi ha più corazzate decide chi è più bello. Calata un po' la burocrazia, visto che c'è tutta questa gente che migra. Utilizziamo più telefoni nella pubblica amministrazione. Voilà, altri 1000 punti di burocrazia. Lo si fa un po' alla volta, in modo che i telefoni non diventino troppo costosi. Ma non lo sono per niente per adesso. Posso probabilmente adottarne quali stiamo già usando. Qua c'è solamente un singolo stabilimento, quindi non è un problema. Tra l'altro dovrei anche fare un po' di università io. C'è quel dettaglio lì. Qua ci sono già i telefoni, quindi con tutta questa burocrazia io faccio un po' di normativa sulla sicurezza del lavoro. Niente di folle per adesso, non gli do lo statuto dei lavoratori con il salario minimo, ma gli do
un po' di... Praticamente facciamo l'INAIL. Ispettorato del lavoro e cose varie. Dai, dai che sta salendo sto PIL. Guarda ste radio come trainano. Caspita, però. Se non ci fossero questi Stati Uniti enormi. Voglio davvero fare a botte con la Gran Bretagna prima della fine. Sarebbe un gran finale divertente. Dunque, come mai voi motori non siete troppo... Oh, motori elettrici. Oh, sì. Ma mi conviene cambiarli tutti? No, non credo. Dobbiamo tenere un bel po' di diesel. Ulala, guardate qua quanto fa schizzare in alto l'acciaio. In realtà mi basta cambiarne metà per compensare tutti i prezzi, quindi... Per esempio un bello stabilimento. Qua anche. E poi per elettrici intende a bobine, non la roba di Elon Musk, ragazzi, ovviamente. Devo anche fare un pochino di automobili in più, ne stiamo già facendo ovviamente perché abbiamo la ricognizione motorizzata. Non posso usare la catena di montaggio in tutti i miei stabilimenti di motori, altrimenti, come sempre, c'è il famoso problema del petrolio. Ma la adottiamo in un po' più di posti. Anche questo dovrebbe fare molto bene alla nostra economia nel lungo periodo. Ah, guardate che bella spike, bel picco. 74,4% di alfabetizzazione. Finalmente i bambini stanno andando a scuola tutti. E tutte le università che abbiamo costruito stanno pagando. E siamo anche primi di prestigio, di poco sopra la Francia. Con 100 milioni di popolazione spaccata. Stappate lo spumante. Non lo so, lasciatemi un commento adesso. I trattori sono inutili però. Paradossalmente. Ah, mandano a casa un bel po' di gente dall'agricoltura. In realtà non sono così inutili. Iniziamo a utilizzarli. Qualcosa sicuramente riusciamo a farlo. Guarda qua la Castiglia. Vetro, 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 vetro. Dobbiamo fare anche un po' di ferrovie però. La faccia di un po', ce ne sono già un bel po'. Ah, giusto, giusto, giusto. Elettrifichiamo altre regioni. Pian piano. Altre ferrovie elettriche. Non possiamo ovviamente ancora fare il cambio dappertutto. Ma possiamo fare un bel po' di cambi. E man mano che cambiamo. Ok, le centrali elettriche ormai erano tutte a carbone, ok. Beneficia tutto. Quanto è l'infamia? 3,9. Oh, siamo prossimi allo zero, eh? E sia il momento di prenderci un pezzetto di Brasile? Che sia il momento. Il fatal momento. Ok, costruiamo più porti, che vogliamo l'infrastruttura per, insomma, poter ricevere corpi di spedizione. Quindi siamo quarti per PIL, ma primi per prestigio. Lo standard di vita è alto, è tredicesimo, dovete contare che ci sono micronazioni e colonie. Ci sono le nostre stessi protettorati. Poi vabbè, la Liberia, l'Uruguay. La Liberia con lo standard di vita altissimo è sempre fantastica. E sono tipo una dittatura militare nel mercato americano. Va bene. Afroamericani protestanti. Sempre divertentissimi. Cosa potrà mai andare storto? Sicuramente questa Liberia. La Liberia è uno stato destinato a, pro a prosperare, non è vero? Così credono. Così credono. No, non fate. Per favore, niente. Ok, sì. Li facciamo scioperare nel mentre che passano queste norme. Tanto da un più 20% lasciarli scioperare. Questi vogliono cose da noi, ma io non voglio difenderli dall'Olanda, è una cosa minore. Ah, guardate che spike di PIL! Cosa caspita? No, fermi, 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 fermi. Dunque, che diamine sta succedendo? Come? Questa è una di quelle cose che viene a dire. Ok. Quale parte della mia produzione domestica sta decollando?
Non riesco neanche a capire quale guerra è. Allora, c'è la Gran Bretagna che è in due guerre coloniali. Dubito che sia l'Olanda che si è ritrovata a fare qualcosa. È estremamente difficile. A parte avere adesso tutte le centrali elettriche, le fabbriche di motori a regime perfetto, aver adottato di più la catena di montaggio. Caspita, è pazzesco. Siamo arrivati a 600 milioni così? Da. Terra prospera. Sì, diamo più forza al partito che tanto è già al governo. Fammi un po' vedere un attimo com'è la legittimità. Sempre 66-65, sì, 65. Perfetto. Vediamo dopo le elezioni se c'è da fare un rimpasto di governo. Perché chiaramente il PIL è altissimo e sta crescendo, ma riceve molti scossoni. Ma perché ci sono turbulenze estere. Vedo molte turbulenze estere. Ok, come sempre possiamo tenere questa coalizione qua e stare tranquilli. Più ci i cinesi continuano a migrare. Stiamo spopolando la Cina? No, è impossibile spopolare la Cina. Sono 424 milioni. Ovviamente non è possibile. Ma siamo a 101. Sesti per popolazione, tra le altre cose. Non è affatto male. Ok, è il momento di fare del male al Brasile. Andiamo a conquistare Pará. 19 di infamia da sto state. Dobbiamo fare giusto una conquistina, quindi. Rendere fantoccio il Brasile sarebbe una follia. Allora. Però aspettate un attimo che questa situazione è piuttosto rischiosa. Dunque, la Gran Bretagna si schiererà sicuramente con il nemico. Gli Stati Uniti potrebbero schierarsi con il nemico. Il Brasile ha un sacco di uomini. Caspita, se gli Stati Uniti si schierano con i nemici è un problema. Credo di dover prima magari fare anche un po' di caserme qua. Oltre che aspettare che finiscano i porti. Ma perché gli Stati Uniti si devono mettere in mezzo, a parte che hanno interessi da quelle parti? Tipica dottrina Monroe, eh? Bah. Strano. Cosa vogliono i sindacati? No, 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 no. Che stiano buoni. Prima di tutto la nazione, poi la classe. Voglio dire ai sindacati. Abbiamo fatto le fortificazioni di cemento. Momento di fare l'aviazione. Quella seria. Devo fare un po' di università. Ma per un po' ne devo fare un po' davvero perché non sale mai se non sti innovatività. Una quantità interessante. C'è la popolazione. C'è sempre la popolazione in Spagna. Non manca mai. Industrie elettriche. Dovrei forse iniziare a produrre radio ovunque. Tanto è radio e telefoni. Non è che cambia la produzione per intero. Se non sbaglio. Sì, infatti, riduce la produzione di telefoni. Certo che però tira sul prezzo fin troppo. Quindi sì, non posso comunque cambiare tutto. Sarebbe troppo esagerato. Però sono a malapena produttivi i telefoni al momento. Ok, dobbiamo cambiare. Possiamo cambiare però. Più stati. Voi qua cosa state facendo? Niente radio? Fate le radio. Bene così. Soluzione risolta, assolutamente. Allora. Se solo gli statunitensi si distraessero, ma non si distraggono mai. Siamo riusciti a far passare la sicurezza sul lavoro. Oddio mio, oddio mio. Cosa sta succedendo al mio PIL per la sicurezza sul lavoro? Cosa sta succedendo alle mie... Non oso immaginare quante industrie sono diventate. Ma scusate, ma mica c'erano i sussidi, quelle sono solamente le condizioni lavorative, giusto? Fammi vedere. Workplace, meno 20% dangerous working conditions. Ok, non è welfare, quindi non dovrebbe cambiare di troppo
queste cose. In teoria. Mamma mia, dobbiamo fare una bella guerra qua. Ma che caspita sta succedendo al mio PIL? Uno shock pazzesco. Oh, li pigliaste. A questo punto sapete cosa vi dico? Cosa vogliono questi? Sparite, Merina Kingdom. Allora, facciamo che adottare la catena di montaggio in più posti possibili, anche se non ovunque. A volte vittoria è confusionaria anche dopo averci giocato tutte queste ore. Perché in teoria quel tipo di istituzione non dovrebbe avere quell'impatto. Quell'impatto lì lo puoi avere quando adotti il welfare. A volte capita che praticamente ti svuotano tantissime industrie che non diventano più produttive. Quindi deve riassumere. Fa un casino della. Ma non dovrebbe succedere in teoria. Con questo. No, non spingiamo su di qua perché sennò il petrolio diventa impossibile da raggiungere. Fai vedere qui. No, la plastica anche richiede troppo petrolio. Per i nostri gusti attuali. Le nostre capacità, non i nostri gusti. Usiamo un po' di carbone nei mattatoi per farli automatizzati, perfetto. Si fa molta più carne. Andiamo a esportare. Intanto vediamo, c'è poco petrolio che possiamo prendere. Carbone no. Poco ferro no. Piombo. Importiamo piombo. Vino non c'è così tanto. Dobbiamo esportare un po' di vetro. Mantenerci competitivi. Ah, le groceries, il cibo lavorato è poco competitivo. Esportiamo tanto. Ovviamente anche porcellana. Ah, facciamo tantissima carta perché ormai la burocrazia usa i telefoni. Quello è un problema. Abbiamo persino i telefoni poco costosi. Questo sì. Che mi stupisce. Devo cambiare l'intera burocrazia telefoni? Ma no, perché fa il contrario però. C'è da dire che io lo faccio comunque. Tanto le industrie stanno facendo un sacco di radio. E ora che i telefoni sono anche ad alto valore, sia telefoni che radio sono ad alto valore, la gente dovrà pur correre qui adesso. Più 3%. No, vedete, il prezzo dei telefoni non è neanche aumentato abbastanza. Meno 26, meno 26. Ok, comunque stanno aumentando l'assunzione. Stiamo anche espandendo proprio adesso, quindi. Un'altra cosa che volevo controllare, che a cui abbiamo sicuramente dato uno scossone, sono le navi. Non posso ancora fare ovviamente le portaerei perché non ho ancora gli aerei da guerra. Sottomarini non mi convengono più di tanto in realtà, per come è fatto il mio esercito. Non posso certamente fare tutti questi coscritti a Square Infantry, sarebbe una follia. Usare le radio per tutti i coscritti è decisamente un qualcosa che non posso fare per adesso. Ma possiamo migliorarne un po'. Possiamo migliorarne un po'. I coscritti non possono neanche avere le truppe specializzate, ovviamente. Quindi niente mitragliatrici, nidi di mitragliatrici seri. 200 reggimenti di coscritti armati di tutto punto con radio, quello darà un altro bello stimolo a quell'industria elettrica che tanto stiamo espandendo a manetta. E dobbiamo francamente continuare ad espandere. L'unico problema è che i telefoni sono. Cioè, quando si sbloccano i telefoni, è difficile farli, costa molto. Ma gli altri stati sono quasi tutti indietro tecnologicamente, quindi non c'è una forte domanda. E uno non riesce mai a spolognarseli con le esportazioni. Ne esporti un po', ma pochi. Per fortuna abbiamo un po' di utensili da esportare. Tinte anche, ah, non c'è nessuno che le vuole. Legno? Oh, fatemi importare un po' di legno. Non ce n'è mai abbastanza di legno. Peccato, eravamo arrivati a 600 milioni. Poi c'era stato quello super strana
No, non recessione, nessuno sa cosa sia successo. Allora, Austria, ti vuoi alleare con me? O non puoi? Non hanno neanche ancora sviluppato le alleanze multilaterali, mi sa. Vediamo se qualcuno si allearebbe con noi. Sì, molta gente lo farebbe, ma... vabbè, Sardegna-Piemonte non fa proprio questa differenza abissale. Nuova Granada, Ecuador, tutta gente che... Per carità, può aiutarmi ad attaccare il Brasile, ma non è niente di che. Sono già nel nostro mercato, addirittura allearci. Quanti reggimenti ha la Sardegna Piemonte? Sono curioso. 54 e 30 di flottiglia? No. Non sono un buon partito, decisamente. Conquistare farà... qua è un casino. Se mezzo mondo poi ci dà contro, come va a finire? Ma sì, dai, ragazzi, è la fine della campagna. Dobbiamo provare a umiliarlo, questo Brasile. Cioè, è necessario. A proposito, voglio letteralmente... un'umiliazione. Della Gran Bretagna, però, invece. Non del Brasile. Ah! Ve l'ho fatta! Cosa vi aspettavate? Iniziamo a mobilizzare tanta gente. Non tutti, ma tanta gente. I generali li mobilizziamo. Tosta? Non importa. Si va un po' in deficit per questa grande guerra. Dobbiamo subito spostare truppe lì. Chiede un bel po' di convogli, ma noi ne abbiamo un sacco. Adesso tanto sposteremo più truppe in America, ancora più convogli richiesti. Dobbiamo anche magari... fare qualcosina qua con la Gran Bretagna, che dite? Ma qua io ho due unità di porto. Ai ai ai. Serve qualcosa in più, eh? Sfidami, Gran Bretagna! Ti prego, dimmi che gli Stati Uniti non entrano. Ma perché nessuno vuole entrare con noi? Oh, caspita. Certo che almeno il Messico. No, eh? È inutile che offri quando c'è la cosa rossa. Cosa offro a fare? I Manciù anche si stanno trasferendo da noi. Gli Stati Uniti si sono schierati contro di noi. Ok, questo è un disastro. La Francia ci ha abbandonato? Ok, questa è la volta che facciamo... il grande impero spagnolo muore con me. Non posso credere che la Francia mi abbia tradito. Che infami. King Antoine d'Orléans. Oh, stai pur tranquillo. Primi per prestigio. Abbandoniamo la nave. No, non abbandoniamo la nave. Se questo fosse U4, uno potrebbe sapientemente gestire il tutto e vincerla con il micromanagement. Ma qua neanche le alleanze sono qualcosa di cui ci si può fidare. Gli Stati Uniti intervengono a favore di Brasile e Gran Bretagna. Ah, ok, pure la Germania. Cioè, adesso sono arrabbiato. Perché in altre campagne sono stato spregiudicato. In questa campagna abbiamo giocato come si deve, sotto il 25, neanche sotto il 50 di infamia. Tutto il tempo. Tutto il tempo. E adesso tutto il mondo si oppone a noi. Manco fossimo una grande super coalizione. Possiamo chiamare l'Austria, guardate. E chiedere all'Austria di forzare di aprire il mercato tedesco. Hanno questa cosa. Almeno ci possiamo guardare dalla Germania, cosa vi devo dire? Sono una forza comparabile? Sono una forza vagamente comparabile. Perché la Francia poi... si sono cagati, cioè non si può dirlo in maniera... ci sono cagati sotto. Perché il francese... il carro armato francese ha due marce. La prima e la retromarcia. Che vergogna. Almeno abbiamo l'Austria, ma... è un po' una consolazione magra, c'è da dire. Dobbiamo fare qualcosa. Non so che cosa possiamo fare, sinceramente.
Però la Gran Bretagna potrebbe perdere un po' di colonia a destra e a sinistra. Allora, il Brasile c'ha un sacco di truppe qua a sud. Io non ho mandato rinforzi. Devo assolutamente. Tu sei. Questo è un esperto sia di offesa che di difesa, vabbè. Passa lunga lui. Qua stanno attaccando in forze. Solo da nord risolviamo ben poco. Per quanto riguarda comunque espandere la flotta, ma ci vuole tempo a espandere la flotta. Speriamo gli inglesi non facciano cose azzardate che di poi gli riescano, ma dubito. Abbiamo attivato tutti i coscritti possibili, la mobilitazione generale. Non ho truppe per andare a tappare l'Austria, francamente. Siete. Te ne devi stare in Iberia, ovviamente. Esperto nella difesa in profondità. Stai bene in Iberia, caro. No, per adesso stai qui. Stai qui. Reclutiamo qualcun altro, sempre in Iberia. Ma ho bisogno di un qualcuno che vada ad aiutare gli austriaci. Vittorino Fernandez. È il Vittorino Fernandez. Ti promuovo 3 volte solo. 123 reggimenti. Facciamo 4. 178. Tu puoi andare qua. Vai assolutamente ad aiutare gli austriaci. Abbiamo sbloccato gli antibiotici. La Russia si è schierata col Brasile. La guerra. Ci è scappata una guerra mondiale per il Brasile. Ma. Oh, aspettate, aspettate, aspettate! Offriamo agli Stati Uniti l'umiliazione della Russia. Rullo di tamburi? Rullo di tamburi? No! No! Ma mi avevano detto che avrebbero. Che avrebbero cambiato idea. Aspettate un attimo. Aspettate un attimo. Fatemi. Ragazzi, fatemi ricaricare, che magari non ho cliccato in tempo. Mi stava dicendo che aveva cambiato idea. Allora, ricarichiamo solo l'ultimo autosave, che è un attimo fa. Forse dobbiamo ricaricarne tre. Non per qualcosa. Certo, ci sono gli achievement comunque qua in Victoria, anche non in Iron Man. Appunto, uno non può giocare in Iron Man perché questo è il gioco più buggato del mondo. Ancora adesso. Allora. Gli abbiamo già promesso qua. Com'era la situazione? No. Ah, allora praticamente adesso mi sta dicendo che la Russia entra all'ultimo. Ecco, la Russia è entrata. Promettiamo agli Stati Uniti l'umiliazione della Russia. Non arriva in tempo il nostro diplomatico in America, in pratica, mi state dicendo? Perché accetterebbero, ma non arriva in tempo. È quello che mi state dicendo? E abbiamo offerta la cosa che vogliono, c'è cioè il pollice verde. Ma adesso. Ah, ok, visto. In pratica dovevamo farlo subito. Perché era proprio l'ultimo momento possibile, immaginabile. Gli americani odiano così tanto la Russia che hanno cambiato fronte. No! Cosa? Si sono richiamati fuori? Oh, ma che. Io la odio la diplomazia di Vittorio. Mi sta facendo venire un ictus, ragazzi. È terribile, ma almeno non siamo contro gli americani. Cosa vi devo dire? Siamo comunque contro Brasile, Gran Bretagna. Germania praticamente formata. Non è proprio Germania, ma avete capito. È praticamente Germania. E Russia, cioè. È un po' una follia. Questa danza degli Stati Uniti comunque. Pazzesca, ragazzi. Ma davvero ridicola. Qua in Senegal comunque abbiamo 83 truppe che possiamo muovere. Fammi reclutare un altro generale. Caspita, io non ci voglio credere. Cioè, la diplomazia mi fa davvero. Una sincope mi viene. Un colpo. Qua le truppe non arrivano in tempo, ragazzi. Bisogna fare fatica. Per quanto riguarda la nostra marina, pattugliare il Nord Africa, no. Devi pattugliare le coste della Liberia, ovviamente.
C'è qualcuno esperto di convogli? Tu sei esperto di razziare convogli. Allora, razziamo i convogli qua perché non voglio che arrivino troppi rinforzi tedeschi e inglesi in Brasile. Io non credo che l'Austria ce la farà a reggere il doppio assalto di Germania e Russia, nonostante i nostri rinforzi. Adesso vedremo. Sì, abbiamo completato il Dreadnought Warfare, ma ci sta. Dammi 10% di power projection della marina. Gli stipendi dell'esercito sono al massimo, il loro morale è anche al massimo. Ho pregato un po' tutti gli dèi. Ok, il Brasile ha dovuto stornare truppe. Ottimo. Ottimo. Oh! Come godo! Godo come un riccio appena nato! La coscrizione di massa ha fatto scoppiare la rivoluzione in Gran Bretagna. Dai che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. La Gran Bretagna non può più supportare. Ok, ora dobbiamo solamente sperare che l'Austria regga l'urto di questi due. Assolutamente. Abbiamo la supremazia coloniale in Africa. Avrei dovuto chiedere di più, ma sinceramente avete visto che dovevo tenermi tutti i punti liberi per chiedere cose. Cose ridicole. Tutto questo sangue solamente per parà. Va benissimo, va benissimo. La guerra mondiale per un pezzetto di Brasile è per umiliare la Gran Bretagna. E non dimentichiamoci di umiliare la Gran Bretagna. Che poi vuol dire che pos non possono intervenire per anni e anni. Non è una cosa, niente male. Fai migliorare le relazioni con un po' di queste strane potenze che mi odiano. Caspita, la Francia è proprio il naso da clown c'ha sta Francia. Così. Agli Stati Uniti non è piaciuto. Mi sono mangiato mezzo Sud America, ma quando troppo è troppo. Ok? Stiamo entrando in Brasile? Carsità doppio, ma io lo uso a malapena. Se manca la gente, sono affari della gente. Potremmo dover fare poi uno sbarco. I nostri convogli sono al sicuro? Abbiamo addirittura un accesso di convogli, quindi vuol dire che il nemico non riesce a razziarli in maniera efficiente. Anzi. Come sempre, la Russia perde perché ha le truppe più scarse. Ok. L'Austria riesce a difendere per adesso. Abbiamo il nostro Vittorino qua sulla linea del fronte. Ok. La Gran Bretagna è collassata immediatamente. Visto che stavano perdendo colpi nelle colonie, vista la loro ribellione. Quindi quelle poche truppe che avevano in giro adesso non le avranno più. Non abbiamo più da preoccuparci della Gran Bretagna. Scusate se è poco. Si tenta uno sbarco ad Hannover. Ma giusto, quel tanto che basta per disturbarli, eh. Brasile è sotto controllo. Il deficit non è troppo alto considerato quanto siamo grossi. Certo, avrei voluto chiedere di più al Brasile, ma avete visto che quella cosa degli Stati Uniti che hanno fatto quello è un glitch, cioè quello non è una meccanica intesa, non puoi considerarla in nessun modo una cioè ragazzi, la diplomazia, io capisco la guerra senza il micromanagement. Va benissimo, non è lo scopo di vittoria, ma se vogliamo è importante la diplomazia delle grandi potenze. Per il flavor, per il tipo di gioco che deve essere, non ci siamo. Come molti altri anche hanno detto, qua il problema è che la diplomazia è una porcheria aleatoria, confusionaria. Mi piace, il gioco, eh? Adesso siamo alla fine della serie, quindi possiamo tirare le varie conclusioni limitate. Speriamo che la patch 1.3 sia meglio, ma non è ancora arrivata quella patch che rende la diplomazia molto più sensata. Siamo stati intercettati da 20 navi russe che hanno ancora delle. Vabbè, qua. La flotta che arriva ad Arcangelo. Ma va bene. Assolutamente non pronti. Ora ci hanno intercettato anche dei tedeschi, ma li sbaragliamo. Ok. Non so quanto l'Austria riuscirà a reggere tutto questo assalto. Come va il Brasile? Va. Fammi vedere se posso spostare qualcun altro. Questo è l'esempio che sono fermi in Iberia.
Ma almeno un generale in Iberia lo devo tenere, quindi ne devo reclutare un altro. Reclutiamo. Combattimento nei boschi. Contro anche l'Amazzonia. Come Woodland. Ho i miei dubbi. Foreste. No, dovrebbe contare, dovrebbe contare. Vai, vai, vai. Vai ad aiutare sti cristiani che ne hanno bisogno. Se giriamo anche quel fronte, il Brasile capitola in poco tempo. Tanto la battaglia del Mare del Nord è nostra. Non abbiamo sfondato in Russia, ma i tedeschi hanno 1000 reggimenti qua in Boemia che tentano di caricare. E ce la faranno anche eventualmente, non fraintendetemi. Prima o poi ce la fanno ad entrare in Boemia. Ma non così facilmente. Abbiamo umiliato la Gran Bretagna comunque, risate. Continuiamo a seccare i convogli russi. Questa battaglia navale non finisce più. Attenzione. Perché abbiamo 80 di offesa? Cosa caspita sta succedendo alle nostre truppe qui? Un sacco di coscritti in questi reggimenti. Sì, ma dovremmo avere molto più di 80. Sono i nostri regolari. L'ho detto, la Boemia cade. Ma attenzione! Dovranno girare le truppe. Siamo sbarcati ad Hannover. Spingiamo. Cioè, non c'è quasi resistenza. Non c'è quasi resistenza. Guardali qua. Assolutamente. Boh. Non abbiamo bisogno di altri generali in Iberia. Andiamo il più sfrontati possibile. E in realtà un altro generale in Iberia lo recluto, non si sa mai, ma. Giusto per avere qualcuno lì. Ma non credo la Germania riesca a sbarcare. Non... L'ho fatto più per sicurezza che per altro. Sa quando è che la Russia si collassa? Si rifiuta di andare avanti per le troppe perdite? Dov'è la rivoluzione quando serve? Sarebbe proprio un buon momento. Ok. Anche il fronte in Uruguay va a gonfie vele. Forza, conquistate Para. Andale. Oh, per... Ma che... Si può sapere che diamine sta succedendo alle nostre truppe? Abbiamo le square infantry, sì. C'è una carenza di tutto qua. Questi sono i coscritti. Infatti dovrebbero avere ben più di 100. E che caspita. Vabbè, non importa, anche che ci bloccano lì. Stiamo comunque facendo degli scherzoni. Dovremmo probabilmente spostarci sulla difensiva. Oh! E la Russia si è fermata, si è chiamata fuori? Come sempre, non possono resistere con le loro truppe di cartapesta. Ora gli austriaci possono concentrarsi su un solo fronte, nel mentre che noi capitoliamo il Brasile con tutta calma, perché dobbiamo fare una strana gita nella giungla, ovviamente. Guarda le fabbriche di munizioni, come vogliono gente in questo momento. Wow, c'è sempre il problema del petrolio. Ma in realtà, sono troppe queste armi. Non abbiamo bisogno di così tante armi, quindi possiamo tranquillamente semplicemente espandere un pochino. Senza cambiare metodo di produzione, iniziare a usare petrolio nelle linee di produzione.
Lavoratori del mondo? No, niente lavoratori del mondo. Datevi una calmata. Siamo in guerra. Non fatemi fare la fine della Russia. A fatica vinciamo la battaglia per una carenza di generali dei tedeschi. Non avevano le truppe qua, erano quasi senza controllo. Ok, i tedeschi erano. Avevano 1000 reggimenti qua, ne hanno stornati 30. 300 volevo dire. Vedete che adesso ce ne sono 300 in più qua. Ne hanno dovuti stornare 300. Va benissimo per noi. Siamo primissimi per prestigio oramai. 11.000. La Gran Bretagna è anche sotto di noi per PIL. Sono rimasti alquanto scioccati, pare. Alquanto scioccati. Abbiamo quasi finito di incorporare il Venezuela, tra le altre cose. Quindi vorrà dire infrastruttura migliore e un po' più di migrazione. Abbiamo comunque il petrolio a pieno regime qua. Solo lo avessimo scoperto anche da altre parti. C'è un po' di ferro, ma manca la gente da far lavorare qua nello stato di Bolivar. Ok, per favore, Brasile, capitola, capitola. Caspita. Gli austriaci stanno facendo una fatica pazzesca. Cara Germania, arrenditi, per favore. Oh, il Brasile ci ha dato parà. Una fatica, ragazzi, per uno stato? Ne valsa la pena? Hanno un po' di petrolio, ma soprattutto, guardate, adesso il Brasile gli abbiamo fatto capire chi comanda. Quindi sì. Ne è sicuramente valsa la pena. Ma soprattutto adesso abbiamo tutte le truppe pronte ad andare nel fronte tedesco. I tedeschi non ne hanno ancora avuto abbastanza. Pazzesco, vogliono il Nicaragua da noi. In realtà è l'Austria che vuole continuare ad andare avanti per prendere un pezzetto. Per costringere i tedeschi ad aprire il mercato, capisco. Vai, vai, vai. Mandiamo più truppe al macello. I tibetani si stanno trasferendo da noi. Forza, Tibet. Ok, c'è un'enorme carneficina in Germania per giusto ben poco. Per ben poco a questo punto. Se solo non costasse 80.000 di infamia a prendere tutto il Brasile. Ah, potremmo forse ancora farlo tra 5 anni, ma abbiamo umiliato la Gran Bretagna. La Germania si ritira. Dalla guerra è fatta. I nostri ragazzi possono tornare a casa vittoriosi. 21,2 di standard di vita, tra l'altro. Standard di vita altissimo. Nazione guerrafondaia, standard di vita altissimo. Non siamo guerrafondai. Allora, mi sono arrabbiato in questo episodio con quella specie di mezzo glitch degli Stati Uniti che fanno le cose all'ultimo secondo. Quasi non permettendo di reagire. Ti dice, possiamo, puoi comprarci, ma non possiamo reagire. Ce l'abbiamo fatta! E direi che per questa campagna di Victoria 3 ci fermiamo qui. Grazie mille per aver seguito. So che la Spagna non è stata popolare quanto la Prussia. Però, prossima campagna, nuovo DLC, nuova patch, molte nuove meccaniche. Nuovi obiettivi, Francia buonapartista, ma faremo anche cose strane, vogliamo formare l'Italia, aiutare l'Italia a formare, usare gli agitatori, tutte le nuove meccaniche, vedere che cosa c'è di nuovo che bolle in pentola, vedere come migliora questo gioco, mano a mano. Lasciate un bel like e magari anche un bel commento se vi va di vedere più Victoria 3 sul canale. Ciao!